Buongiorno a tutti. Nel laboratorio di oggi vedremo come identificare e collezionare le penne degli uccelli e creare così il nostro pennario personale. Ci capita infatti spesso, quando facciamo delle passeggiate in natura, di trovare delle penne. Ma anche adesso che siamo a casa, girandoci per i nostri giardini, possiamo fare dei ritrovamenti interessanti. Ed è proprio quello che ho fatto io in questi giorni. E ne ho trovate diverse, vedete? Sono diverse per forma, dimensione e colore, questo perché appartengono a specie diverse. Certo, capire a quale specie appartengano non è così semplice e dobbiamo prendere in considerazione alcune caratteristiche morfologiche e non solo. Innanzitutto dobbiamo osservare forma e dimensione per riuscire a capire che tipo di penna abbiamo davanti. Come vedete dall'immagine, infatti, le penne sono classificate in base alla loro posizione sul corpo dell'uccello. Ci sono le remiganti, che sono quelle specializzate per il volo, e soprattutto le primarie sono lunghe, rigide, asimmetriche e con un profilo ben definito. Abbiamo poi le timoniere, che sono le penne della coda, che regolano la quota e la direzione del volo, e di solito sono 6 paia, anch'esse piuttosto lunghe, le due centrali simmetriche, mentre verso le coppie esterne aumenta il livello di asimmetria. Poi abbiamo le copritrici, che si dividono in primarie e secondarie. Io vi ho indicato un paio di siti sui quali potete trovare molte immagini di molte specie diverse per confrontare forme, dimensioni, colori e disegno. Non dimenticatevi però di prendere in considerazione anche località e stagione di ritrovamento per identificare correttamente la vostra specie. A questo punto dovremmo aver capito a quale specie appartengono le nostre penne, quindi vediamo come possiamo conservarle all'interno del nostro pennario. Per fare questo ci occorrono dei fogli di carta color ocra, meglio se un po' spessi, forbici, colla e una penna per annotare tutte le informazioni che riterremo necessarie. Andiamo a riprendere le penne che avevo trovato in giardino. Queste appartengono al colombaccio. La prima è una timoniera, quindi una penna della coda, mentre questa è una remigante primaria, una delle penne delle ali. Prendiamo un foglio, in questo caso io con un pennarello per renderlo più visibile ho annotato il nome comune, il nome scientifico, l'ordine e la famiglia di appartenenza e andremo poi a indicare che tipo di penna abbiamo trovato, aggiungendo magari anche la dimensione con informazione utile ed anche la località e il giorno del ritrovamento. Con le forbici tagliamo delle striscioline di carta in questo modo. Andiamo ad applicare della colla sull'estremità. Le utilizzeremo per fissare la nostra penna al foglio di carta. Questo per evitare di andare ad applicare la colla direttamente sulla penna e quindi evitare di rovinarla. Facciamo lo stesso anche per l'altra. Potete scegliere eventualmente di fare dei tagli orizzontali nel foglio e inserirvi la penna. E potete poi decidere se utilizzare un quaderno o dei fogli da inserire in un raccoglitore. Questo è il risultato finale. Io ho già fatto lo stesso per le altre penne. In questo caso abbiamo due timoniere interne di tortora dal collare. E qui invece una timoniera esterna di merlo, vista la forma simmetrica, e una copritrice secondaria di ghiandaia, con le caratteristiche barre blu e nere. Qui vedete degli esempi di pagine di pennario con alcune delle specie che potete trovare all'interno del territorio del Parco del Ticino. Ora siete pronti per andare a cercare le vostre penne e iniziare così il vostro pennario.